credo come tutti noi che siamo qui dentro, anche quelli che verranno domani, che oggi magari non sono riusciti a venire perché non hanno possibilità di avere i permessi, che hanno i grandi sindacati, hanno chiaro una cosa oggi, che questa assemblea organizzativa cade in un momento estremamente importante della vita sindacale e politica di questo Paese. Un governo che ogni giorno aumenta la repressione, basta pensare ai decreti Salvini 1 e 2, basta pensare a quello che accade tutti i giorni nelle strade, basta pensare a quello che è stato ricordato a Zalde ieri, la Rita Cassino, ma tanti altri episodi qui e altrove che riguardano la CUP, ma non solo la CUP, che riguardano i militanti della nostra organizzazione, ma che riguardano tutti quelli che scendono in piazza a protestare. Oggi viviamo in un paese in cui le condizioni del lavoro dei lavoratori e delle classi proletarie peggiorano continuamente. Viviamo in un paese in cui non esiste un'opposizione politica, in cui i sindacati ufficiali, CGL e CGIL, sono ormai fanno solo pratiche, è un'azienda di pratiche burocratiche, non c'è più nessuna opposizione in questo paese. E beh, qui a noi si apre una prateria, si potrebbe aprire una prateria, e bisogna essere ciechi da non vedere lo spazio che sarebbe davanti alla nostra organizzazione. Bisogna essere ciechi politicamente per non capirlo, che oggi noi possiamo fare il salto di qualità e costruire veramente un grande sindacato di classe e di massa, ma non per dichiararlo, per farlo. Però per farlo bisogna avere l'intelligenza politica di capire cosa siamo, dove siamo e cosa dobbiamo fare. Un esempio per chi capisce le cose c'è stato il 26 ottobre. Il 26 ottobre noi, insieme con i compagni di SGP, da soli abbiamo organizzato manifestazioni in 9 città italiane, piccole e grandi che fossero, ma non da soli, insieme a moltissimi lavoratori che non erano organizzati con noi, ma che hanno scioperato con noi, hanno colto quell'occasione che noi gli abbiamo offerto per scioperare. E non è un caso che ogni tanto in questo paese si fermano i mezzi di trasporto, si fermano le metropolitane, si forma il trasporto aereo, ma non perché abbiamo delle masse o il trasporto ferroviario, non è che abbiamo delle masse di iscritti, perché noi offriamo una possibilità alla gente, ai lavoratori, quella di lottare, alziamo delle bandiere da soli, abbiamo questo coraggio politico, quello di alzare delle bandiere da soli e dire che quello sciopero lì è uno sciopero inutile, è uno sciopero ripetitivo, è ridicolo e vuol dire non avere la dimensione politica di quello che sta accadendo. E invece io dico che un'altra cosa, è una grande operazione di intelligenza politica che di un coraggio di una piccola organizzazione come la nostra, che insieme con altre piccole organizzazioni scende in piazza e agita le proprie bandiere, perché solo se abbiamo il coraggio di agitare le nostre bandiere possiamo raccogliere le forze intorno a noi. Questo è la CUP, e la CUP, voglio dire, sta facendo questo percorso e sta crescendo. Oggi nel panorama politico e sindacale di questo paese siamo rimasti l'unica organizzazione. Non a caso con i compagni di SGP andiamo alla confluenza, andiamo alla messa insieme, perché ci rendiamo conto tutti quanti che quella è la strada, quella di rilanciare, quella di crescere, quella di aggregare. Noi siamo l'unico caso che in Italia mette insieme dei pezzi, la sinistra si divide, i sindacati si dividono, non fanno altro che far questo, noi mettiamo insieme dei pezzi, e credo che questo chiunque abbia la visione delle cose sia in grado di capirlo e di farlo soprattutto, perché la CUP al di là delle chiacchiere sta crescendo. È chiaro che noi non siamo enormi e le nostre crescite sono funzionali alle nostre dimensioni, non è che improvvisamente la bolla cresce, no, la bolla non cresce, non c'è nessuna bolla, c'è solo un'organizzazione che si sta sviluppando, che si sta allargando, che con
grande fatica a crescere. E quello che oggi stiamo facendo noi, al di là delle chiacchiere, non, qui in CUP non c'è nessuna centralizzazione, perché la CUP rimane ed era e sarà fondata sull'autonomia delle province, sul fatto che il posto dove si raccolgono i soldi, dove si decidono come spendere e dove si decidono le cose da fare è la provincia, la federazione provinciale di categoria, e quella rimane, è lì che il potere. E quindi non c'è nessun potere centrale che può sostituirsi a quello, perché non c'è nessun punto al centro che può dire io comando, no, che comandi niente, ti puoi illudere di proporre delle politiche se sei capace di guidare gli altri che ti vengono dietro, se no non ti viene dietro nessuno se non hai la proposta adeguata, perché l'autonomia è là. E noi oggi quello che stiamo facendo con la proposta delle CUP provinciali è un salto di qualità in questa direzione. Rafforziamo la provincia, diamo potere, diamo forza, diamo organizzazione. E è questo che ci viene chiesto. La CUP sta crescendo, ha bisogno di una maggiore organizzazione, e questo deve essere fatto nel rispetto del decentramento e del decentramento del potere. Quindi questo è quello che stiamo proponendo con questa cosiddetta riorganizzazione. E non c'è nessuna centralizzazione che tiene. È una balla gigantesca che qualcuno agita. Perché lo agita? Per difendere dei piccoli poteri propri, dei piccoli poteri di organizzazione, dei piccoli poteri. C'è stato due mesi di riunione di tutto il gruppo dirigente, cioè il coordinamento nazionale della CUP, 45 persone, che è stato riunito, è diviso in commissioni, è stato fatto un lavoro collettivo per cui ognuno poteva contribuire sia nelle riunioni, sia per via mail, mandando proposte, documenti, tutto è stato accolto, tutto è stato discusso, tutto è stato valutato. E quindi non posso sentirvi dire da nessuno che qui c'è stato come dire, la dittatura della democrazia. Ma quale dittatura della democrazia? Nel documento politico, a dire il voto finale, sono stati tre astenuti e tutti a favore del coordinamento nazionale. Vorrei ricordare che quando a Mendola è andato a Verona a fare la riunione per parlare con gli iscritti e per spiegare come le questioni contenute nel documento, ci sono presentate due persone, lei e la Maria Scolari. Se questo è, voglio dire, un tentativo di fare forzatura, io sfido chiunque a farlo. Sfido. Per favore, sfido. Per favore, rispettate l'intervento. Dai, zitto, per favore. Quella di crescere e far diventare questo veramente un sindacato, e non a chiacchiere e a dichiarazioni, ma nei fatti un sindacato di classe primaria. Grazie. Si prepara Paolo De Longhi. Mi raccomando, il tempo è un'altra volta a tutti.
e rispettiamo l'opinione di ognuno di noi. Si può non condividere, ma questo non autorizza a mettere a chiunque a fare i gridi da dietro come gli animali. Siamo civili, per favore.